Buonasera, ben trovati dalle vicine del Foro Italico per l'incontro della seconda giornata di play-out, un recupero tra Lazio e Quinto. Primo face to face, palla vinta da Quinto. Attenzione, la possibilità per il Quinto e il gol di Guidi, 1-0. 7 secondi per concludere, il tiro di Vitale, il pareggio improvviso, 1-1 il punteggio a 5:46 dalla fine del primo tempo. Sulla linea dei 5 il tiro e la rete, il 2-1 Quinto. Maddaluno ancora, il tiro, il pareggio di Maddaluno, schizza sull'acqua, 2-2, buona gestione, sembrava aver perso al momento, la Lazio invece recupera e trova il pareggio. Deve scalare Maddaluno, fermato da un avversario in maniera evidente, c'è il gol assegnato al numero 6, quindi 3-2 per il Quinto. Nicolosi fa rispettare le regole, il tiro, la parata di Soro che dice di no a Matteo Gitto, l'ex servito però a tu per tu con Soro, il numero 10 Pittarello, il più 2 Quinto, 4-2 punteggio a 1:17 alla fine del primo tempo. Tu per tu con Soro, Inaba trova il gol del più 3, rimarrà il tiro sotto al 6, 6-2 il punteggio. Antonucci, il tiro, sblocca la Lazio che accorcia, 6-3 il punteggio. Ferrante per Vitale, Alessandro Vitale, 6-4 il punteggio, meno 2 per la Lazio. Gittono Luc per Nora, la mette all'angolino, che grande gol di Nora. Vitale a tu per tu col portiere avversario, tiro, Alessandro Vitale, 7-5 il punteggio, meno 2 Lazio, 6-38 da giocare in questo tempo, l'ultimo del pozzetto Narciso, prima espulsione per lui, la conclusione di Pittarello, lasciato solo, più 3 ancora, Inaba, velocissimo, sempre lui, a tu per tu con Soro, Inaba, che gran gol di Inaba. Antonucci va al centro da Narciso, ma che gol ha fatto Andrea Narciso, 9-6, 4:58 da giocare, non si arrende il numero 10 e Panerai a tu per tu con Soro che riallunga subito le distanze, 10-6, Soro che si arrabbia con i suoi, 4 minuti e 15 alla fine del match, Panerai ancora a giro, la conclusione, Vitale non riesce a contenere Panerai, tiro la rete e ancora il gol del Quinto, 12-6, Lazio doppiata. Partita che termina 12-6 per i nostri avversari. 12-6 il punteggio dunque, Lazio sconfitta dal Quinto.